Salve, benvenuti nel mio nuovo interattivo. Io sono Zaira e il nuovo interattivo è chi è lui? Cosa vuole da me? Che cosa sente per me? Quindi andremo ad analizzare intanto la persona, cioè chi è questa persona, che aspetti caratteriali, la personalità, insomma, che ha questa persona. E così potete anche un attimino capire se la variante è giusta per voi. Poi andremo ad analizzare cosa vuole da voi e infine che cosa sente per voi, cioè che tipo di sentimento, attrazione, passione, simpatia, insomma, quello che viene fuori dalle carte. Allora, le varianti sono tre: cuore giallo, cuore azzurro, cuore rosso. E voi fate la vostra scelta, prendetevi tutto il tempo che vi pare. Se appunto avete bisogno di più tempo, stoppate e prendetevi il tempo che vi occorre. Io nel frattempo vado avanti e inizio dalla prima variante, il cuore giallo. Allora, voglio ricordarvi che gli interattivi non sostituiscono assolutamente le stesure personalizzate, per cui prendete questi interattivi come intrattenimento. Non cercate di non, insomma, così fissarvi troppo sulle risposte. Prendete quello che l'universo vuole mandarvi come messaggio e diciamo, lasciate perdere quello che invece non vi appartiene. Siete tante, le energie sono tante, per cui insomma, vedete voi. Allora, iniziamo. Allora, chi è lui? Che cosa vuole da me e che cosa sente per me? Allora, con questi tarocchi vedremo intanto lui chi è. Chi è questa persona che di quelli che hanno scelto la variante numero 1, il cuore giallo. Allora, intanto abbiamo un'energia di un 7 di coppe capovolto, quindi diciamo che non ci promette nulla di buono questa energia. Comunque parliamo di una persona che non riesce a concretizzare nei sentimenti. Allora, la prima fila sarà lui chi è. La seconda fila invece che cosa vuole da voi. La terza fila sarà che cosa sente per voi. Poi prenderemo anche alcune carte, ecco questo fondo mazzo e il 7 di coppe capovolta. Prenderemo anche poi due carte degli oracoli del cuore. Adesso voglio mettere giù tutte le carte e poi vediamo un attimino di che cosa vogliono dirci e prenderemo anche una carta degli oracoli per vedere poi infine che consiglio vi vogliono dare gli oracoli riguardo a questa questione. Allora, ripeto, questo è un interattivo, prendete ciò che vi appartiene, insomma, non è detto che tutto possa risuonare con voi. Io mi appresto alla lettura di queste carte che non sono proprio meravigliose. Allora, intanto l'energia di questa stesa mi viene questa persona, io vedo che questa persona chi è?
Allora, intanto lui è una persona molto materialista, molto concentrata su se stessa. E vedo, ve lo dico subito, anche dei tratti narcisistici in questa persona, perché con il re di denari e l'imperatore capovolto, diciamo che è una persona che comunque vuole sempre imporre la sua, diciamo, la sua personalità. Ecco, lo vedo anche abbastanza manipolatore, una persona che pensa solo al lavoro, agli affari, al denaro, molto materialista, poco empatico. Potrebbe essere un segno di terra o portarne l'ascendente. Ricordo, i segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno. O comunque avere dei pianeti importanti, insomma, in questo segno. E allora, questa persona che è una persona comunque con dei tratti anche crudeli, è una persona che comunque può essere prepotente, può essere cinica. Diciamo che gli aspetti di questa persona veramente non sono, diciamo, come dire, meravigliosi. Allora, lui verso di voi in questo momento, diciamo così, che ha dei forti rimpianti, diciamo che è molto addolorato per quello che è successo fra di voi. E che cosa è successo fra di voi? Sono successe evidentemente dei conflitti molto importanti, perché lui in ogni caso vuole dominarvi, vuole possedervi, perché voi siete l'imperatrice. Cioè, per lui comunque voi rappresentate una donna di grande fascino, una donna molto materna, molto dolce, di cuore, no? Una donna bellissima, probabilmente siete belle, bionde, molto eleganti, molto fine. Quindi lui comunque è un uomo che vi vuole, ma vi vuole più che altro per possedervi, perché questa persona ha problematiche ad aprirsi sentimentalmente. E lui mi viene come l'asso di spade, come una voglia di portare avanti i suoi sentimenti. Però purtroppo mi viene fuori come un fante di spade, quindi una persona non solo immatura, ma anche ingannevole, che probabilmente vi spia. Quindi non c'è proprio nulla di buono, perché le prime cinque carte sulla sua personalità sono cinque carte di spade. Finisce con un 10 di spade capovolto, che mi dice sì, qualche piccolo miglioramento c'è, nel senso che lui cerca ogni tanto di ritornare sui suoi passi, evidentemente perché comunque è affascinato da voi. E quindi quando vede che voi vi allontanate, che sta per perdervi, lui cerca un attimino sotto forma del re di denari, ok? Che comunque è sempre una persona, sì, molto materialista, manipolatrice, una persona che impone il suo volere, però comunque parliamo di un re, e comunque lui, rispetto a quello che è realmente, c'è, cioè un fante di spade, diciamo che vi fa vedere, quando vuole riprendervi, di essere un uomo comunque di una certa prestanza fisica, morale e anche materiale. Ma in realtà questo è un inganno, perché lui ha tutta la crudeltà, come dire, è un prepotente, è una persona che ha invidia, ha gelosia, ha i conflitti, vuole sempre avere ragione, e quindi comunque questo porta stressanti incomprensioni, liti, ed ecco che probabilmente voi vi trovate in questo momento in una situazione con quest'uomo
di blocco o di pausa o comunque altalenanti. Allora, lui è quindi il sentimento che ha per voi è soltanto che è attratto da voi perché siete una donna bellissima, siete un'imperatrice, però lui realmente non riesce a concretizzare i suoi sentimenti. Questo sette di coppe capovolto appunto ci parla di una persona che non riesce a leggersi dentro e la stessa si chiude con un otto di coppe che praticamente ci dice appunto una persona che va via, che cioè abbandona il sentimento, non vuole sentimento, non vuole sentimento. Probabilmente, quindi, diciamo, che cosa vuole da voi? Da voi vuole solo possedervi perché siete una donna bellissima e vuole il potere su di voi. Invece, quello che sente per voi, lui che cosa sente? Lui sente, allora lui è perennemente indeciso su di voi, è pieno di ansie, di sempre indecisioni, è una persona comunque verso di voi ingannevole, sicuramente c'è stato anche qualche tradimento, perché lui comunque è così, cioè lui è uno che vuole ciò che vuole, prende ciò che vuole, quindi probabilmente con questo tre di spade c'è una separazione e se non c'è questo allontanamento, le carte vi dicono che comunque quest'uomo per voi non sente un reale sentimento. Quest'uomo per voi ha semplicemente una dipendenza che oltretutto è anche reciproca, perché lui è molto affascinato da voi. Che siete una donna bellissima, piena di grazia, piena di pregi. Lui è a tratti da narcisista, quindi prende, non dà e crea una situazione di dipendenza che ovviamente vi stanno condizionando. E siccome per voi gli oracoli del cuore, gli angeli del cuore vi dicono che è sicuro per voi amare, quindi voi meritate di amare perché dovete aprire il vostro cuore a questa energia suprema, mentre invece questa persona vi farà rimanere sempre orfani. Perché vedete, la carta degli oracoli appunto ci parla di perdita, di assenza, dell'abbandono, non sapere bene che posto si occupa. Ecco, questo personaggio non vi fa sentire nel posto giusto al momento giusto, vi fa sentire un senso di abbandono, un senso di assenza, perché lui c'è solo quando vuole lui, quando lo dice lui e come lo vuole lui. Vi prende, vi possiede, comunque ha un interesse fisico, materialista verso di voi perché ha comunque gli portate luce, gli portate come dire un benessere, una soddisfazione, come un vantarsi di avere una donna come voi, ma in realtà è una persona crudele nel rapporto, non riesce a concretizzare perché abbiamo un 7 di coppe capovolto nel fondo mazzo e un 8 di coppe, è una persona che sfugge ai sentimenti e che crea soltanto disagi e mancanza di equilibrio perché la temperanza capovolta e con le carte di indecisioni e il 3 di spade mi dice appunto che questa persona non riuscirà mai a crearvi un equilibrio. Adesso io mi rendo conto che questa stesa non è bellissima, mi dispiace. Comunque prendetevi ciò che vi appartiene. Se qualcuno si riconosce in questa stesa, allora voi siete una donna bellissima. È per voi sicuro amare. Avete tutte le caratteristiche e tutti i pregi per poter meritare sicuramente un uomo migliore. Mi dispiace. Io devo dire quello che vedo nelle carte. Se
Se qualcuno si riscontra in questa variante, il consiglio degli oracoli e degli angeli del cuore è allontanatevi, allontanatevi, perché questa persona non vi dà solo una dipendenza reciproca e invece per voi dovete aprire il vostro cuore alla vera energia dell'amore. Che dirvi? Questa era la variante numero 1, il cuore giallo. Allora, adesso andiamo alla variante numero 2, il cuore azzurro, e vediamo che cosa ci vogliono dire queste carte. Allora, chi è lui? Chi è questa persona di vostro interesse? Questa persona che avete nel cuore e che cosa vuole da voi, quindi che cosa vuole da me, dovete pensare, e che cosa sente per voi, quindi il tipo di sentimento che presumibilmente questa persona ha per voi. Allora, ovviamente sono interattivi, come dicevo appunto alla variante di prima. Cercate di prendere tutto con le molle. Se vi risuona qualcosa, mettetemi un like. Se vi volete iscrivere al mio canale, ne sarò lieta. Attivate la campanella così che potete avere tutti i miei, diciamo, le mie novità per quanto riguardano gli interattivi. Allora, mettiamo giù tutte le carte e poi vediamo un attimino cosa ci vogliono dire, cosa ci vuole dire questa variante, la variante del cuore azzurro. Allora, prendiamo anche due carte degli angeli del cuore. E poi vi dico tutto. Prendiamo anche una carta degli oracoli. Allora, messaggio in una bottiglia. Quindi chi è lui? Vediamo chi è questa persona. Allora, anche qui mi esce comunque una persona con tanti dubbi su questa diciamo relazione che ha con voi. È una persona che è molto fredda nei rapporti, è una persona con cui non si comunica bene. Perché? Perché lui ha difficoltà nei cambiamenti, lui non riesce a cambiare un qualcosa della sua vita. Quindi lui vorrebbe avere un legame splendido con voi, vorrebbe avere, però non riesce perché ha delle situazioni sue di personalità, di carattere o qualche trauma o qualche situazione del suo passato o qualcosa che comunque non rende possibile un cambiamento, e quindi non rende possibile un coronamento di questo legame, per cui lui continua a fare una quantità enorme di sbagli nei vostri confronti, e in questo momento anche penso che ci sia una freddezza appunto in questi rapporti. Probabilmente non comunicate, non vi parlate e probabilmente c'è un blocco. Lui comunque mi appare come una persona veramente immatura, una persona che
tende sempre a nascondersi, a ingannare, a nascondere le cose, ad indossare delle maschere. Vedo anche che vi spia, probabilmente se siete in questa situazione di stand-by, lui in questo momento vi spia. È, ripeto, una persona che non riesce assolutamente a viversi un rapporto amoroso. Con sentimentale, con le giuste, con quello che ci vuole. Ecco, è una persona piena di problematiche, non tende a non aprirsi, a chiudersi, e quindi sta in un momento molto brutto, come se fosse precipitato nel buio della sua, diciamo, personalità. Allora, invece vediamo che cosa sente per voi. Allora, diciamo che lui anche se lentamente, anche se con, diciamo, come dire, con una certa ambizione, nel senso che comunque ha come se avesse un disegno, no? Più che un vero e proprio sentimento, perché le carte di coppe mi escono tutte e due capovolte. Allora, diciamo che lui per voi che cosa prova? Siete una persona comunque che lui lo fa stare bene, lui con voi è sicuro sempre di avervi ogni volta che lo desidera. È una persona anche molto superficiale nei sentimenti, appunto mi viene fuori anche questo suo aspetto da avventuriero, per cui lui è uno anche molto vanitoso, questo è un avventuriero, uno che gli piace andare così di fiore in fiore. E crea un sacco di disastri anche nella sua poi interiorità. Ecco perché lui viene fuori con la luna capovolta e con la morte capovolta. Lui non riesce, vedete, la morte capovolta è l'asso di bastone capovolto, perché lui non riesce a cambiare questo suo aspetto dell'avventuriero, vedete, questo aspetto che lui c'ha, e quindi crea disastri, incredibile. Due carte, guardate, 7 di coppe, 8 di coppe, capovolte, disastri, ansie, nervosismi. Crea una serie di problematiche sia a voi che a lui. Che comunque, non l'unica cosa che riesce, diciamo, a provare per voi è questa attrazione, questo senso di benessere, perché comunque, voi rappresentate per lui un'ampiezza, un qualcosa di bello che può raggiungere come vuole. Diciamo che è come se lui vede come una distrazione, come un qualcosa che lo fa un po' evadere da questo suo senso di malessere che si porta probabilmente per cose sue del passato. E quindi lui sarà sicuramente una persona che avrà sofferto molto nel suo passato, avrà avuto dei traumi e delle cose non risolte, qualche problema con i genitori, più che altro con la donna, con la figura femminile. Probabilmente ci saranno state delle cose molto gravi nella sua vita che appunto hanno fatto sì che lui non maturasse, che non diventasse, diciamo, un uomo, con un baricentro importante. Allora, che cosa quindi che cosa vuole da voi? L'abbiamo detto. Che cosa sente per voi? Allora, questa persona ha dei sentimenti opposti, vedete, ha anche la carta dell'amore, il 6 di il 6, la carta dell'amore. La carta degli amanti, però con sentimenti contrapposti. Lui comunque vi brama, vi ritiene una persona comunque una donna, la regina di denari, una persona raffinata, bionda, elegante, ricca,
ricca, una donna nobile e che con la papessa mi parla proprio di un'unione, cioè lei, cioè lui vorrebbe unirsi a voi, ma non ce la fa perché mi vengono il 2 di bastoni capovolte e il 2 di coppe capovolto, ragazze. Cioè, 2 volte il 2, che sono delle carte che capovolte, cioè il 2 di coppe capovolto è separazione, non amare realmente, cioè paura di amare. E il 2 di bastoni è una carta appunto di sentimenti opposti, cioè questa persona a volte ha nostalgia, a volte mi pensa, a volte mi chiama, a volte a volte invece, diciamo, scappa via, vola via. Quindi qua mi parla anche di una situazione altalenante. Quindi che cosa sente per voi? Una sorta, una specie di amore lui ce l'ha per voi. Perché comunque la carta degli amanti, la donna della regina dei denari e la papessa. Mi fa capire che lui vorrebbe, il mondo comunque mi fa capire che lui vorrebbe questa realizzazione con voi perché vi ritiene una donna solida, una donna perfetta sotto ogni punto di vista. Ma purtroppo lui mi viene fuori solo come cavaliere di denari, che è un cavaliere lento nelle azioni, quindi un cavaliere che ci mette tempo prima che decide, e un cavaliere di spade che purtroppo non promette nulla in una relazione stabile. Allora, che cosa ci vogliono dire gli angeli del cuore in questa stesa? Allora, anima gemella e lascia andare il tuo ex. Vedete? Allora, nonostante questa persona possa essere un'anima gemella per voi, perché comunque il legame c'è. Però voi dovete un attimino ripulire le vostre energie. Cioè, voi dovete un attimino uscire da questa situazione che comunque non vi rende felice, perché quest'uomo ha delle problematiche anche abbastanza serie. E quindi gli angeli del cuore vi consigliano, nonostante sia un'anima gemella, di lasciare andare anche forse momentaneamente questa persona, perché comunque voi dovete trovare la via giusta. Dovete avere come dire, dei segni, no? Lo spirito vi manda dei segnali, messaggio nella bottiglia, e l'universo vi sta mandando dei segnali. Dovete fare attenzione a ciò che, diciamo, vi viene detto, a ciò che voi avete intorno a voi. Se voi lasciate andare questa persona, almeno nel senso cercate di non farvi soggiogare e portate questa persona ad avere una sorta di, come dire, di presa di coscienza, e probabilmente ci potrebbero essere anche buone notizie da questa carta. Poi abbiamo sempre l'energia della forza. Quindi con un po' di forza di volontà voi dovete lasciare andare questa persona, anche se la vostra anima gemella e anche se comunque lui una sorta di sentimenti per voi ce li ha, però dovete fare in modo che questa persona possa trovare la via giusta, possa trovare il giusto modo, e se lui lo trova, comunque vi cercherà lui. Perché anche questa carta mi dice anche pure buone notizie, telefonate, un ritorno. Quindi comunque però voi dovete, anche se lui diciamo in questo momento siete in stand-by, dovete cercare di non forzare gli eventi, perché quello che vi si consiglia è di, come dire, farlo cuocere nel suo brodo, visto che ha questa situazione che non è conveniente per voi. Cioè, quest'uomo sì, potrà anche avere dei sentimenti per voi, però è una persona che comunque in questo momento non vi può dare una relazione come la desiderate voi. Quindi
Le carte vi consigliano, se volete che qualcosa possa cambiare, dovete fare voi un passo indietro e aspettare notizie migliori. Questa era la variante numero 2 del cuore azzurro. Se vi siete riscontrati in questa variante, volete mettermi un like. Iscrivere al mio canale, ne sarò contenta. Mi dispiace che anche questa variante non sia proprio meravigliosa, però non sempre diciamo le carte a volte se dicono delle cose è anche per aiutarci. Quindi noi prendiamoci quello, prendete quello che vi serve. Non fate tutta vostra la variante perché sono interattivi generalizzati. Se volete se volete analizzare bene una questione, dovete fare un consulto personalizzato. Adesso andiamo alla terza variante, il cuore rosso, e vediamo un attimino se questa variante è un pochino meno problematica delle altre due. Allora, vediamo dunque chi è lui, vediamo chi è questa persona, che cosa vuole da voi e che cosa sente per voi. Allora, qui abbiamo un bel 7 di denari che comunque ci fa capire che lui un lavoro con voi vuole farlo, insomma, vuole un guadagno, vuole un attimino avere successo in questa relazione. Allora, vediamo invece cosa vuole da voi. Vediamo che cosa sente per voi. Oh, finalmente una stesa bella. Oh, ecco qua. Questa è una bella stesa. Adesso prendiamo anche due carte degli angeli del cuore, che ci possa dare qualche indicazione sui sentimenti. Poi vi dico tutto, eh? Prendiamo due carte e prendiamo anche un oracolo degli angeli. Delle carte degli oracoli. Perfetto, molto bello. Allora, chi è lui? Allora, questa persona mi esce con l'energia del matto. Comunque, questo è un personaggio impulsivo, un po' incoerente, è una persona comunque che a tratti può avere dei tratti di immaturità, a tratti può essere una persona comunque che sa direzionare questo suo impulso in cose positive. Diciamo che è anche una persona fidata, è anche una persona appunto di cui si può fidare, è una persona che comunque avanza verso di voi. Lui, nonostante c'ha questa energia del matto, è un'energia non negativa per quanto riguarda la riuscita alla realizzazione, perché abbiamo la carta del mondo a fianco. E anche la carta del 9 di bastoni che mi parla di riflessioni, di buoni progetti e comunque insomma della risoluzione dei problemi. Quindi lui vuole avere con voi una bella esperienza perché lui è una persona che comunque crede come dire, negli incontri, nella riuscita, e vorrebbe avere anche nella sua vita la nascita di un affetto, di una stabilità. E vorrebbe un attimino, forse, in questa relazione, crederci, anche se la sua impulsività lo porta a volte a fare una sorta di boomerang. Allora, vediamo che cosa vuole da voi. Allora, lui, intanto
Intanto mi esce come l'imperatore, per cui l'imperatore è una persona comunque fermo, diciamo di buoni propositi, che ha una forza di carattere non indifferente. E quindi lui che cosa vuole? Lui vuole donarvi la coppa dell'amore, perché comunque abbiamo un fante di coppe che comunque ci dice che è innamorato. Cioè, quindi cosa sente per voi? Sente amore, è ben intenzionato, però è un amore ancora giovane, nel senso che comunque forse è all'inizio della vostra relazione, o comunque è un amore giovane, ma potrebbe anche essere un amore puro, bambinesco, perché lui comunque è una persona che spesso cade col due di denari nelle incertezze, nelle ansie, nell'imbarazzo delle scelte. È un po', diciamo, a livello caratteriale un po' indeciso così per natura. Però quando vuole ottenere, abbiamo un bellissimo appunto 9 di denari, vuole ottenere dei guadagni con voi e con la giustizia mi dice che i suoi sentimenti comunque sono puri, sono leali. E comunque è ben disposto verso di voi, anche se c'è questa carta centrale, è un po' indeciso, però riuscirà a trovare questo equilibrio grazie a queste due carte, sia il 9 di denari che il fante di coppe, che appunto mi parlano di guadagno, di doni e di amore. Vediamo invece adesso, quindi questo è quello che vuole da voi, quello che vuole da voi è una relazione stabile, perché comunque esce la carta della giustizia, esce la carta del 9 di denari e poi comunque perché l'imperatore porta sempre una stabilità. Quindi lui, essendo che ha un sentimento per voi, esce che vuole con voi un qualcosa di stabile. E ribadendo cosa sente, qui abbiamo delle carte veramente molto belle. Intanto lui c'ha anche una bella passione, un'attrazione molto forte per voi. Lui con voi passa dei momenti piacevoli e che cosa sente? Sente amore, perché qui abbiamo la carta degli amanti è il sole. Soltanto che lui in questo momento si trova un po' confuso. Vedete, quest'uomo, sia nella carta di che cosa vuole da voi e sia nella carta dei sentimenti, porta sempre questa forte indecisione caratteriale, come se lui non sapesse che cosa fare, non sa se vuole un rinnovamento con voi o tornare a qualche situazione del suo passato, oppure ha paura forse di buttarsi in questa relazione perché sente che è forte, è una persona che forse ha paura di vivere i sentimenti. Insomma, l'appeso comunque mi parla sempre di molti dubbi e di molta ansia. Infatti, io penso che fra di voi in questo momento, nonostante ci sia questo buon, diciamo, prospetto delle carte, io penso che fra voi ci sia in questo momento la separazione, perché mi viene proprio, si prospetta un periodo lontano dal vostro partner, però è una separazione che comunque ritornerà, perché la carta degli oracoli mi dice dare ed avere in amore, reciproco e scambi, quindi successo negli scambi, quindi comunque questa situazione andrà bene. Cioè, lui che cosa sente per voi? Sente amore. Che cosa vuole per voi? Vuole una relazione stabile. Lui è una persona che, per quanto impulsivo, però si prospetta in maniera positiva verso di voi, vuole la nascita di un qualcosa con voi. L'unico handicap di questa persona è dei tratti un po' immaturi, indecisione nelle scelte, indecisione nell'amore. Però con la carta fondo mazzo del 7 di denari, no, che ci parla di successo, di guadagni, e voi probabilmente questa persona potrebbe avere questi dubbi, o perché è
un po' immatura, insomma, vive un po' l'amore in maniera fanciullesca, quindi non ha bene le idee ben precise, anche se comunque con l'imperatore ci arriverà a queste idee precise. Oppure questa carta potrebbe significare di vivere questo amore con più leggerezza, e anche da parte vostra, proprio perché lui ha queste forme di indecisioni, quindi per far sì che prenda coraggio. O ancora che la sua vita amorosa viene influenzata da bambini, nel senso che probabilmente questa persona potrebbe anche avere dei figli con un precedente matrimonio, convivenza o rapporto che gli porta un attimino così ad avere delle problematiche a lasciarsi andare in un amore così avvolgente come lui sente per voi. Quindi questa è una variante molto positiva, perché comunque anche se ci sono queste due indecisioni, le carte sono tutte positive. Lui è molto innamorato di voi e quindi sicuramente ci sarà un riepilogo sicuro e diciamo, positivo. Ecco, questa era la variante numero 3 del cuore rosso. Se vi siete riscontrati, mettetevi un like, iscrivetevi al mio canale, così mi aiutate a crescere. Ovviamente prendete con le pinze sempre questi interattivi. Questa variante è veramente molto bella. Le altre due erano un po' più così, però diciamo vi danno sempre motivo di riflessione. Quindi, anche se le carte non escono in maniera positiva per tutte le varianti, però prendete qualche suggerimento che vi può aiutare comunque nelle vostre situazioni. Io con questo ho concluso. Vi ringrazio di essere stati qui con me in questo interattivo. Vi mando un bacione e a presto al nuovo interattivo. Ciao!